In Emilia siamo abbastanza soddisfatti. Noi sappiamo che c'è un sistema fondato su due poli, questo è, e peraltro che non piace tanto agli italiani, se devo dire, visto che la maggioranza non va più a votare. Ecco, quando il sistema non era fondato su due poli, c'era un sistema proporzionale puro e i cittadini, invece che essere chiamati a votare chi vince, votavano per chi li rappresentava. Che sarebbe il concetto di democrazia costituzionale rappresentativa, allora votava in Emilia ad esempio il 96%, oggi vota il 46% perché votano solo quelli che pensano di vincere, quindi o di partecipare alla vittoria da un lato e dall'altro. Poi noi andiamo lì sapendo che c'è questo gioco truccato, però vogliamo far sentire la nostra voce e continueremo a farlo finché non riusciremo a cambiare questo sistema, ripeto, truccato che sta distruggendo la nostra democrazia. Una democrazia finta, una democrazia di minoranza, una democrazia nella quale, ripeto, la maggioranza degli elettori hanno deciso che non gli interessa più votare. E io sono esterrefatto che tutti i principali partiti non dicano nulla su questo. E non abbiano nessuna proposta, peraltro. Cioè, qual è la proposta dei partiti per far tornare la gente a votare? Cioè, no, non gliene frega niente, a loro gli va bene così perché sanno perfettamente che così controllano di più la situazione. Poi una volta vince l'uno, una volta vince l'altro, dentro lo stesso cortile sempre più ristretto. Dentro lo stesso cortile, ma io sento anche una nostalgia da, no, da vocazione proporzionalista in qualche modo da Non è Giorgio Cremaschi. nostalgia, io penso che sia l'unico, il proporzionale puro, penso che sia l'unico sistema elettorale No. veramente Vabbè, democratico. senti Gli Giorgio, ma altri sono quasi tutti truccati. Penso che se certamente. ci fosse un sistema elettorale proporzionale, ad esempio in Emilia-Romagna, noi avremmo eletto un parlamentare e si farebbe sentire, Certo. per dirne uno, ecco. E invece Quindi è il no. sistema elettorale che Senti cancella e che Giorgio. costruisce questa selezione.